Ok, bella a tutti ragazzi, io sono Roma. Io sono Rosso. E oggi siamo su una nuova serie platform che si chiama Shovel Knight. Che è un gioco così. Non sapevamo neanche noi cosa fare, però abbiamo visto questo, ci è sembrato carino, abbiamo detto facciamolo, tanto vale. Proviamo. Massimo bestemmiamo un po'. Via la francetta. Prego, parti. Ok. Nuovo profilo. Ultimate Gamers. Sembra una Ci metto tanto. UG. UG, perfetto. UG. No! UGG. Hai fatto. Ho detto affanculo. Sono handicappato. Sì, sono handicappato. K. Bene. Scegli il profilo. Sì. È già difficile la intro. Tanto tempo fa le terre erano selvagge e popolate da leggendari avventurieri. Tra tutti gli eroi, nessuno brillava più di Shovel Knight e Shield Knight. Ma i loro viaggi insieme termineranno nella Torre del Destino, dove un amuleto maledetto sprigionò una tremenda magia. Quando Shovel Knight si svegliò, la torre era stata sigillata e Shield Knight non c'era più. Tragico. Poverino. Col cuore infranto, l'addolorata Shovel Knight si rifugiò in una vita solitaria. Zappariglia. Senza più campioni, la regione venne assediata da un vile potere, l'incantatrice e il suo ordine degli spietati. Sembra tanto malefico. Ora la torre è aperta e incombe la devastazione. Sta per cominciare una nuova avventura. Inizia vincente. Si spala. Giusto. Chi va per primo? Tu, perché non sono capace. Perfetto. Si spala. E vada Shovel. Spaiamo la terra. Quelle cosa sono? Gemme, reliquie? Gemme, in realtà. Gemme. Oro e vita. Sono in pace del Mister Insetto, qua non è vero. È molto interessante come si uccidono gli scarafaggi con la pala. Sì, ho visto. Per raccogliere le gemme. Magari. Oro. Credo che ancora sia tranquillo come inizio. Fino a troppo tranquillo. Direi che dopo magari inizia. No, ma ancora ho visto un attimino come funziona, però. Non sembrava impossibile. Questo è il checkpoint che si può anche distruggere, che ti dà oro, però dopo... Che io non romperò mai perché non sono coglioni. Perché se crepi devi ripartire da zero. Quindi ora saltiamo, prendiamo le gemme. E ho quegli scarafaggi. Giusto. Quegli spuntoni lì non è che mi piaccia molto, effettivamente. Aspetta a saltare allora. Vai! Via, 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 via. Gli smeraldi. Ma salve! Questo è un mini boss. Ehi, no, che è cazzo è? Ciao. Forza, via. Teschi. Gioca a golf. Tipo... Zappiamo la terra. Zappa la terra. Scava, 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 scava. Con un colpo di pala si può far esplodere il sottoterra. Questa è bella. È giusto. Perché ci sono le cose di slime? Gelatina. Ricorrenze a Minecraft. Riferimenti sono puramente casuali. Ma fanculo. Tipici errori da principiante. Certo che non combatte esclusivamente con la pala, è proprio... Buca! No. Scava, 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 scava. Cos'è quella nota lì? Ah, boh. Raccogliamo comunque. Aspetta. Non li avevo visti. Sempre stare... E rispugna. Era morto prima. Certo, ovviamente, perché devono anche rispugnare. Poi non lasciano più un cazzo, però. Un baby drago. Riferimenti a... Clash Royale. No, è uscito prima.
Chissà quant'è che è in giro sto gioco. No, non lo sappiamo neanche noi. No, io lo so più o meno. Quanto? Non mi ricordo. No, non lo so. Qualche anno. Qualche anno. Cercando di aprire un contenitore che non si apriva. Con pollo. Del pollo. Un pollo. Un po' crepato, e in effetti. Quello era bello. E lo scopo del gioco è andare avanti e uccidere i boss, in poche parole. Uccidere tutti quelli che sparano avanti con la pala. Con la perché pala. La pala fa figo e la pala è bella. Dopo guardiamo un attimo l'inventario dove viene raccolto, giusto per vedere anche un po' come funziona. Andiamo su. Ah no, questo. Ehi, questo qua è uscito da lì a caso. Ecco, potrebbe capitare che si muore in quel modo lì. Tu rompi il muro e ti esce fuori un nemico. E addio. Lì sarebbe uno scrigno, ma non ho voglia di andarlo a prendere per adesso. Il drago del cazzo. Vola, vola, vola. So che si possono usare le magie, solo che io non ne ho ancora, quindi... Le magie bisognerebbe usare praticamente quella boccetta azzurra là in alto, sotto la scritta oggetto, da quello che ho capito. Il drago grosso, cattivo, non ho voglia di affrontarlo. Ma devi affrontarlo a fine livello, vero? Sì. Il drago grosso è cattivo? No, è un nemico, sinceramente, non so di che entità, se sia un boss o no. È un nemico qualunque, quindi... È un nemico. C'era un melma del cazzo. Bene, bene. Gemma che da 200 di altre gemme. Sì, alla fine gemma. Come su. Rischioso. Bolle del drago. Era il mio mestiere, il rischio. Sì. Rischia il rischio. Halloween Edition. Non so perché. Riferimenti anche qua. Nessuna accusa. Per chiunque lo sappia, se lo vado a vedere. Nessuna accusa di copyright. Sì. Altro checkpoint. Ah, qua c'è sicuramente il boss. Checkpoint lì così a caso. Eccolo lì. Sapevo che prima o poi ti saresti fatto vivo, codardo. Creuleo. Ceruleo, che cazzo è? Torna sui tuoi passi, Shovel Knight. Qui non c'è più niente per te. Fatti da parte, Black Knight. Non sono qui per discutere con te. Devo tornare alla Torre del Destino. La tua assenza ha offuscato i tuoi sensi, non vedi? Tutta la valle è stata conquistata dall'incantatrice. I suoi invincibili cavalieri dell'Ordine degli Spietati non ti permetteranno di raggiungere la torre. Ma tutto questo non importa, perché chiunque dia la caccia all'incantatrice dovrà affrontare me. Affila la tua pala. Perché? A noi due. Affila la tua pala. Sei in testa. Metti nella di dietro. E perché sta lì fermo a guardare che glielo ficchi dietro? Perché prendi cattivi che ridono, tipo, che cazzo ti ridi che adesso ti inculo? Non puoi rigenerare la vita. Ecco, quello lì è un colpo di magia, a quanto pare. Ciò che ci avrebbe preso saremmo morti. No, non toglie tanto. No? Per adesso no. Non posso rigenerare la vita, sto per morire. Siamo morti. Sì, così. Ecco, sarà l'ordine del giorno morire in questo gioco, ragazzi, quindi tranquilli. E inizia a mettere recupero. Che penso che si riparta comunque da qua. Sì. Saltiamo a dialogo se possibile. Si salta tranquillo, ne so qualcosa. Basta. Ne sa qualcosa. Ma lui si rigetta bene, sì, giustamente. Dai, su. C'è un bellissimo castello di sfondo. Pala contro pala, chi vincerà? Pala in diamante o pala in... La mia non è una pala in diamante, la mia è la pala per Zappavigna. La sua non so di cosa sia fatta. Attenzione che abbiamo ancora un pezzettino di vita, uno sputo. È un doppato del cazzo. Attento! Easy. Vai così, terzo tentativo. Io ce ne metterò 70.
anche 5, non è un problema. Combatti. Certo che i combattimenti tra due boss che si prendono a palate, proprio. Ma è il top. Sarebbe bello continuare a saltare di testa, solo che non è facile perché si muove sempre. Se stesse fermo sarebbe troppo facile come boss, non pensi? Ma il primo, dai, figlio. Vabbè, ma pensa che questo qua ha la metà della vita degli altri. Chi sta? Dai che sta andando. Ancora uno o due colpi. È morto. Sì, è morto. Tipo perfetto. Attacchi epilettici quando uccidi un boss. Sulla palla per segno di vittoria. La palla. Andiamo a 3800 di oro. Sì, così. E si è rialzato e scappa. Va bene. Bravo boss. Penso che sia il falò. Altri riferimenti. Poco occulti a Dark Souls. E questa qua sarà la vita originale di boss. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tacchetti di vita. Qua c'è Shield Knight. Cade. Prendila. Con cosa? Con la pala. Poi Forrest. Corri fuori. L'ha presa, ma dov'è? Scaviamo. Spegniamo il fuoco. Oh, che bravi cittadini. Avanziamo. Questa è la mappa del mondo. Mio Dio, quant'è abbastanza. No, momentaneamente non è proprio così tanto immenso. Sì, ma le nubi grosse. Villaggio. Le nubi grosse mio. Alto là, niente armi. Abbiamo avuto abbastanza preoccupazioni. Non vogliamo gente che agita la spada. È una pala. Oh, haha, non è un'arma, è solo una pala. Allora puoi entrare, non dimenticare. Premi W per parlare con qualcuno. Parliamo con te. No, tranquillo. Ah! Siamo entrati in un villaggio che... Salve viaggiatore, sono un semplice bardo, ma ho un grosso problema. Ho perso tutti i miei spartiti, il mio intero repertorio è sparso per la regione. Ecco. Dovessi trovare uno spartito, riportamelo, ti ricompenserò generosamente. Dovremmo averne uno. Oh, ma è sì, uno spartito, 150 monete. Ida, certo. No, sì. Fantastico, vediamo. Hai trovato che la terra tremi. Ah, ho segnato in terzine per tromba. C'è qualcosa che non sei in grado di trasformare in vera magia? Ora con questo spartito potrò suonarti ogni volta che vorrai, devi solo chiedere. Nah, però non c'è. No, andiamo avanti. Cucina. C'è una cucina e un coso di magia. Maestro Capra. Certo. Ah, che ardua decisione. Dovrei crescere la mia magia o la mia salute? O masticare una lattina? Masticare una lattina. Perché non compri il mio buono pasto e mi metti a restringere la mia scelta? Sì, dai. 1000 monete. 1000 monete. Sì. Buono pasto, penso che serva di qua. Sta cucinando. Un buono pasto, dammelo. Mi metterò al lavoro con il mio piatto forte. Ti delizierò con un piatto ben condito. Preparo il palato e buon appetito. Ma vado arriva il bastardo. Muori. Non posso muovere. Stai cucinando, infatti. Sì. Pala. Io. Oh, ha aumentato la vita. Di un attacchetto. Parla con la magia, con la maga. Puoi potenziare l'uso delle tue reliquie? Oh sì, ma certo, posso aumentare la tua magia massima, va bene? Non ho reliquie.